poi verso Stavelo. Questo è il settore dove si deve difendere la Ferrari. Deve stare quanto più possibile vicino alla Mercedes. Non è un giro di Hamilton, mi sembra. Aspettiamo, vediamo. Charles Leclerc si migliora ulteriormente. Adesso è un buon settore centrale. Hamilton, 2 decimi soli guadagnati e non è il suo miglior parziale. Vettel perde 4 decimi nel settore centrale da Charles Leclerc, che ha la dinamite nel piede, che a pochi metri lo separano dall'ultima chicane. L'affronta adesso con davanti Max Verstappen, che a sua volta si sta migliorando. Max Verstappen sul traguardo per restare lì, però in quinta posizione Charles Leclerc, già in pole, si migliora. Attenzione che arriva lì dietro Lewis Hamilton, non ce la fa. Arriva Sebastian Vettel, Sebastian Vettel sul traguardo, niente da fare, ma sale in seconda posizione. Aspettiamo Valtteri Bottas da chiusura del giro, quarta posizione e pole position, pole position, pole position per Charles Leclerc in Belgio, a Spa, prima fila, tutta Ferrari. 12 anni dopo la rossa, 12 anni dopo Kimi Raikkonen, la rossa con un super magico mago, 7 decimi a Sebastian Vettel, record della pista. Charles Leclerc conquista la pole position. Solo applausi, ragazzo, solo applausi, solo applausi, 7 decimi.